È stata presentata oggi all'interno di Spazio Conad la nuova stagione di Masterfish Il pesce va in onda. Presentata in anticipo perché le riprese inizieranno a breve, intanto vi dico già che la prima puntata andrà in onda a partire da martedì 23 novembre alle 21:20 su Rossini TV. Il capitano di questa nave è sempre lui, Paolo Pagnini. Eccomi, allora molto contento perché siamo riusciti a far partire questa seconda edizione. Non è stato facile perché dopo tutte le cose legate al Covid, le cose da decidere, da definire sono tante, però sono state risolte tutte, per cui siamo pronti a partire con questo piccolo sfasamento che c'è tra la registrazione e la messa in onda, che però è un segnale importante perché vuol dire che avremo più tempo per fare delle cose meravigliose in sede di montaggio e far venire fuori delle puntate scintillanti e bellissime. Bellissime secondo me. Ricordo quindi subito al pubblico che la prima registrazione ci sarà il martedì 2 novembre al ristorante Settima Fila, quindi sin da ora potete chiamare il ristorante, prenotare la vostra cena, una cena chiaramente particolare e soprattutto essere presenti e assistere a un programma televisivo. Ecco, quello è il punto. Se dovete scegliere una sera per andare a cena, scegliete una delle sere di Masterfish, perché mangiate benissimo, perché chiaramente potete immaginare cosa stanno preparando i ristoranti in termini di menù. Spendete poco, perché il prezzo è calmierato, bevete in una maniera meravigliosa, sopraffina e perfetta come abbinamento e tutto quanto, e in più partecipate a quello che è l'evento televisivo di questo fine anno. Più di così non si può. Ripartiamo con lo stesso entusiasmo, l'entusiasmo di fare una nuova iniziativa con diverse tappe per arrivare a una serata conclusiva dove i vincitori si cimenteranno nella sfida finale per definire, diciamo, il vincitore di questa edizione 2021. Dicevo prima che gli ingredienti ci sono tutti per mettere insieme innanzitutto la qualità, la voglia di fare, la voglia di condividere i migliori prodotti del territorio, condividere la capacità di saper cucinare, la voglia di stare insieme, e sulla base, diciamo, di questi presupposti siamo tutti più che entusiasti nel voler dare lancio a questa nuova iniziativa. Io sì, sono molto entusiasta per un motivo molto semplice. Nella prima edizione, o chiamiamola la numero zero, no? Che era dove eravamo tutti un po' con un po' di paura nell'affrontare una situazione nuova, ma anche un format televisivo sul quale nessuno di noi aveva idea. Mi sono divertito, ci siamo divertiti, ci si è divertita tutta la redazione della trasmissione, si sono divertiti i concorrenti, ma soprattutto i ristoratori, perché hanno avuto la possibilità 2 anni fa, fortunatamente in un momento pre-Covid, hanno avuto la possibilità di avere a che fare con dei dilettanti, con delle persone appassionate. E qui viene fuori, diciamo, tutto quello che è l'obiettivo di Confesercenti, che è quello di promuovere i prodotti del territorio. In questo caso ci siamo divertiti, ma dietro tutto questo progetto, che lo vediamo come una cosa molto seria, che in futuro vogliamo rafforzare, tant'è vero che insieme a noi ci sono già degli operatori istituzionali che già ci affiancano in questo cammino, a cominciare dal Comune di Pesaro, la Camera di Commercio delle Marche, sponsor privati oppure c'è l'Istituto Alberghiero al quale viene rinnovata la collaborazione con noi. Crediamo molto nel futuro dei ragazzi dell'Alberghiero, perché nel futuro saranno loro i testimonial dei prodotti del territorio. È giusto oggi valorizzare questo evento, che è fondamentale per i ristoratori ma anche per i prodotti enogastronomici del nostro territorio. Valorizzare non solo il cibo ma anche la storicità del prodotto è importante, e devo dire, lo ribadisco qui alle vostre telecamere, che TV Rossini sta facendo una serie di incontri che riguardano il nostro territorio e vanno nella direzione giusta, che è quello di valorizzare
non solo il prodotto enogastronomico ma tutto il nostro territorio. Quindi complimenti a tutti, complimenti a Confesercenti, anche all'Istituto Alberghiero, e quindi presto ci saremo anche noi con un progetto con, dove tutte queste persone che oggi presentano Masterfish saranno presenti ad un altro progetto che è organizzato dal Comune di Pesaro.